Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Vodafone Smart 4 Mini. La dimostrazione di come 69 euro possano fare un buon telefono, ma non un buon smartphone. Almeno non in questo caso. Andiamo a scoprire il perché. Eccoci dunque con questo Vodafone Smart 4 Mini con applicata la sua cover in onore della nostra nazionale italiana, sperando di fargli un augurio e di non portargli sfortuna. E rinnovo il ringraziamento al Vodafone Store di Corso Italia, Savona, Nausicaa e Serrelle per averci fornito questo terminale. E comincio a parlare di materiali e ergonomia. Allora, i materiali sono plastici, ma comunque una plastica che non dà una sensazione molto povera, non patisce le ditate ed è facilmente pulibile con una classica pezzetta per gli occhiali. L'ergonomia per un 4 pollici è davvero buona e soprattutto la leggerezza è molto molto accentuata, è la prima cosa che si nota prendendo in mano questo smartphone. Dall'ergonomia parliamo un po' di autonomia. Ecco, la batteria da 1400 mAh diciamo che varia molto con l'uso. Questo MediaTek si conferma molto sensibile all'utilizzo intenso, ma comunque con un uso medio intenso si riuscirà comunque a coprire la giornata, arrivare comunque almeno a cena. Parliamo ora di display. Apriamo la nostra applicazione di test. Display che in linea di massima non ha dei brutti colori. Adesso faccio raddrizzare la visuale. Dicevo, non ha dei brutti colori, ma quello che si nota subito è che basta una lievissima inclinazione in questo senso, ma anche nell'altro, ma soprattutto in senso verticale, per falsare completamente la scala cromatica. Guardiamo il nero, che tra l'altro i neri anche non sono male, ma virano tantissimo al grigio. Non so se riuscite ad apprezzarlo, virano tantissimo al grigio perché proprio per questo problema di angolo di visione, che è davvero molto molto limitato. Sì che uno smartphone di solito va usato perpendicolare al proprio sguardo, ma qui anche solo inclinandolo per scrivere con la tastiera e vediamo una differenza di colori davvero notevole. La definizione invece, pur non essendo altissima, 800x480 pixel, è comunque passabile. Diciamo che i pixel non sono così evidenti. Però la luminosità in compenso è buona, sotto il sole si vede abbastanza bene. Parliamo ora un po' di parte telefonica. Ecco, la parte telefonica di questo Smart 4 è l'unica parte davvero molto soddisfacente. Proviamo a chiamare il nostro numero di test e sentire il via voce. Alziamo il volume. Benvenuto nel servizio clienti Enel Servizio Elettrico, che opera sul mercato di maggior tutela. Allora, lo speaker è abbastanza potente, c'è la possibilità di registrare la chiamata e la qualità è abbastanza buona. Solo una cosa, quando il via voce è attivo, o comunque quando si sta usando lo speaker in generale, il telefono vibra tutto qua dietro. Anche dando dei piccoli colpetti si sentono dei componenti non proprio ben fissati alla scocca. Comunque la parte chiamate, soprattutto la parte ricezione, che è davvero buona, prende davvero dappertutto dove l'ho testato questo Vodafone Smart, soprattutto la parte ricezione, dicevo, è buona. Parte telefonica promossa in generale. Passiamo adesso agli SMS. Apriamo un SMS client abbastanza simile a quello standard di Android. Ci sono qualche piccola differenza, ma davvero poca roba, e andiamo a provare la tastiera. Allora, il correttore automatico funziona bene, ma la velocità della tastiera non è così elevata. Quindi molte volte si saltano dei caratteri o delle lettere. Anche la vibrazione, il feedback della vibrazione è piuttosto strano, per il motivo che ho detto prima, che fa risuonare un pochettino tutta la cassa del telefono. Usciamo dagli SMS, parliamo di parte email, client mail stock di Android pre-KitKat, scusate, purtroppo, quindi non abbiamo il pinch out totale, facciamo anche un download restante. Intanto vi dico che siamo collegati in HSPA Plus perché oggi il wifi ci ha abbandonato, ma insomma
riusciamo lo stesso a navigare. Come vedete, niente pinch out, dobbiamo muoverci a destra e a sinistra per vedere tutta la mail. Dalla prova mail, per stare in ambito internet, proviamo il browser. Apriamo, andiamo. Ecco, si sta già aprendo il sito del Corriere, benissimo, vediamo se c'è il sito desktop, perché siamo cattivi e facciamo aprire il Corriere in modalità desktop a questo Smart Mini, nonostante la potenza sia comunque piuttosto bassa. Ecco, non basatevi molto sui tempi di ricaricamento, in quanto sono molto sensibili dalla rete, ripeto, stavolta stiamo usando la rete dati del telefono e non quella del wifi. Comunque ce la stiamo facendo, vi ricordo che la pagina del Corriere è molto molto pesante. Insomma, adesso si è ovviamente aperta una notizia o un video senza volere. Vado a tornare indietro e andiamo sul nostro sito di androidblog.it. La prova del Corriere, comunque fidatemi un attimo delle mie parole. Una volta caricato si riesce a navigare con un po' di calma, ma abbastanza facilmente. Ecco qui, apriamo il nostro sito, che come vedete già la differenza del tempo di caricamento è notevole, in quanto è molto più leggero anche per questi terminali. Ancora in fase di caricamento riusciamo a fare lo scroll fino in fondo alla pagina e uno zoom un pelo difficoltoso in realtà. Adesso ho anche problemi con i banner pubblicitari, ma insomma ci siamo resi conto di com'è la navigazione, diciamo buona solo per un uso occasionale. E vediamo di chiudere un po' quello che rimane aperto in background. Intanto vi ho fatto vedere anche il multitasking. E chiudiamo il volume, perché ovviamente è rimasto qualcosa acceso, non l'ha mai fatto finora, il bello delle recensioni come al solito, e parliamo di parte multimediale. Fotocamera 3.2 megapixel, fuoco fisso. Diciamo che non raggiunge la sufficienza. Vi faccio vedere qui le impostazioni della fotocamera, sono anche abbastanza poche e un po' l'interfaccia è diversa rispetto a quella di Android standard. Le impostazioni dei video sono altrettanto poche, qualità massima 720p, poi andremo a vedere i risultati, avete comunque l'esempio video su YouTube. Proviamo a fare uno scatto per farvi vedere com'è la velocità di scatto. Torniamo alla fotocamera, velocità di scatto che risulta comunque abbastanza buona. E ripeto, non c'è l'autofocus, e passiamo subito a vedere i risultati di questi scatti. Usciamo, torniamo nella galleria, apriamo, andiamo a vedere i risultati. Questa è la foto che abbiamo appena scattato, riesce a mettere a fuoco anche abbastanza da vicino. Guardate la difficoltà anche nel muoversi nella galleria. Allora, con poca luce all'interno, ok, non ci siamo proprio, il rumore video è molto molto evidente. Si salva nelle foto con molta luce all'esterno, ma solo se decidiamo di visualizzarle sullo smartphone e non su uno schermo un po' più grande. Comunque avete tutti gli esempi sulla nostra pagina della recensione, di cui avete il link in descrizione. Parliamo adesso dei risultati dei video. Io ve lo faccio partire un attimo, ma comunque lo troverete meglio a grandezza naturale, come ho già detto. L'audio del video in realtà è abbastanza buono, viene catturato abbastanza bene. Sempre per restare in tema di video, parliamo dei nostri video di test, cosa legge e cosa non legge. Usiamo la nostra applicazione, tanto avete visto c'è la radio FM incorporata che funziona molto bene. Non faccio partire l'MKV perché bloccherebbe tutto il telefono, quindi MKV che non riusciamo a leggere, ma facciamo partire un video altrettanto pesante, un 1080p, che però viene riprodotto senza particolari difficoltà. Adesso l'ho messo in pausa io, anche l'audio si sente senza particolari problemi. Così 720p, dicevo, i colori si vedono abbastanza bene, peccato per l'angolo di visione. Proviamo a far partire il nostro DVX, che si legge, si ci può muovere, funziona molto bene, non si sente l'audio perché il 99% dei dispositivi non riproduce l'audio del nostro DVX in formato AC3.
Parliamo di parte gaming se riusciamo. Prima di tutto andiamo con il tasto multitasking che si fa tenendo premuto il tasto menu e andiamo nella gestione memoria, andiamo a provare a cancellare e a chiudere tutte le applicazioni attive per liberare un po' di RAM e proviamo a far partire il nostro Real Racing. Real Racing che permette di essere installato grazie alla possibilità di impostare la memoria, come ho detto nell'unboxing, che vi invito ad andare a rivedere per tutte le altre informazioni hardware e di dimensioni di questo smartphone. Anche bella la sfumatura di colore qua di Real Racing. E dicevo, gioco che può essere installato sulla micro SD impostandola come memoria principale. Anche il tempo di caricamento non è così alto come si ci potrebbe aspettare da questo processore ormai piuttosto datato. Vediamo se riusciamo a farlo partire perché molte volte crasha. Ecco, detto fatto, niente. Quando parte comunque va scattoso, diciamo che questo smartphone non è fatto per i giochi in 3D. Nessun problema con i giochini classici divertenti che si trovano su Play Store. Parliamo un po' di personalizzazione software, anche se di personalizzazione in realtà non si può parlare in quanto abbiamo un Android praticamente stock con molte applicazioni di Vodafone tutte disinstallabili e le classiche personalizzazioni dei MediaTek. Andiamo nelle impostazioni, infatti, per farvi vedere queste caratteristiche di MediaTek abbiamo l'accensione e spegnimento pianificato, abbiamo un avvio rapido che dovrebbe ridurre i tempi di avvio, che comunque non sono assolutamente male, e andiamo a vedere la versione di Android. Purtroppo MediaTek non ha ancora aggiornati a KitKat versione 4.2.2 anche per questo Vodafone Smart Mini. Andiamo a vedere lo spazio in memoria, sono solo 4 i giga disponibili, però risorse di archiviazione lo chiama, però in realtà non ce ne importa più di tanto per il motivo che vi ho detto prima della micro SD. Infatti vedete quanto poco è lo spazio di archiviazione del telefono. Dicevo, stock anche i menu e le personalizzazioni generali, di app preinstallate ci sono solo quelle di Vodafone e non quelle classiche di MediaTek. Passiamo ora alla prova musicale, apriamo il Play Music perché come vi stavo dicendo non c'è neanche un lettore musicale preinstallato e facciamo partire la nostra canzone di test. Magari apriamola e torniamo all'inizio. Ok, ripeto, audio magari non potentissimo, ma comunque si sente abbastanza bene. Quindi, cosa dire di questo Vodafone Smart 4? Innanzitutto una piccola curiosità, non abbiamo indicazioni sulla casa di produzione, però dovrebbe essere la cinese TLC. Questa è un'informazione da prendere un pochino con le pinze, perché la sicurezza non si può mai avere. Ecco, 89 euro il prezzo di listino per tutti, 69 se si è iscritti a Vodafone One. Diciamo che in questa fascia non si riesce a fare un Android degno di essere uno smartphone a tutti gli effetti, ma diciamo che chi vuole spendere questa cifra magari non lo vuole usare come smartphone, per questo forse conviene prendere un Lumia base di gamma che è sempre più fluido e permette, a parte le applicazioni scarse sul Windows Store, permette un uso migliore. E se no, se volete un Android, conviene spendere poco di più, magari per un Wiko Iggy, ed avere molto di più. Con questo direi che è tutto, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito a mettere un mi piace se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non lo siete ancora, perché sono in arrivo sempre nuove recensioni e nuovi confronti. Io con questo concludo, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.